Ciao a tutti, bentornati sul canale di Infomotori. Oggi abbiamo una Nissan Juke spinta da un 1500 DCI da 110 cavalli, molto interessante soprattutto col cambio a 6 marce e la trazione anteriore. Andiamo a provarla. Nissan Juke è un'auto assolutamente particolare, unica nel panorama dei crossover di segmento B. La si riconosce ovviamente subito per il doppio, anzi il triplo gruppo ottico, vedete che va a LED qui sul tra il cofano, qui con i fari di posizione e qui con i fendi nebbia, tre piani di luci. Ovviamente abbiamo anche il grande marchio di Nissan al centro e, attenzione, un estrattore dell'aria davvero interessante, un po' nudo però molto aggressivo. Bella questa versione Total Black, a guardarla alla tre quarti si evince che comunque non è lunghissima, è pensata per la città. Infatti siamo a 4,14 metri di lunghezza, ben manovrabile, e soprattutto se andate a vedere gli sbalzi dietro e davanti vedrete che non sono poi così importanti, quindi facile anche per i parcheggi. Belle le portiere nascoste, senza la maniglia classica, insomma, ma nascosta qui dietro il finestrino. Strano invece questo disegno, vedete, un po' doppio, un po' che lascia un triangolo di vuoto qui. Andiamo a vedere il posteriore, andiamo a vederlo con cura. Beh, il gruppo ottico anche qui la fa da padrone, nel senso che permette di riconoscere immediatamente, anche quando siete in coda in autostrada, la Nissan Juke. Bello aggressivo il tubo di scappamento, non me lo aspettavo così voluminoso, ma d'altronde per i diesel è così. Andiamo a vedere il bagagliaio. Vi dico già che c'era un doppio fondo, il quale è stato abbattuto per farvi vedere che siamo a 354 litri di carico. Vedete, qui si potrebbe attaccare appunto un rialzo per avere un piano completamente orizzontale quando andiamo ad abbattere i sedili. Quindi un crossover cittadino, diciamo. Andiamo a vedere gli interni per capire dove hanno lavorato maggiormente in Nissan. Diciamo che le finiture sono soprattutto in plastica per quanto riguarda appunto i contorni delle bocchette, il volante, l'infotainment. Bello qua il pannello per comandare tutti gli ADAS o comunque i sistemi elettronici. Mi piace anche un po' questo ciglio che copre la strumentazione in qualche maniera. Assemblaggio che comunque piace per la sua praticità. Andiamo a provarla. Pronti, pronti, andiamo con la nuova Nissan Juke. Eccoci qua. Beh, allora, parliamo subito della posizione di guida, che devo dire è ottima. Siamo un po' vicini al cielo della vettura e soprattutto il volante è regolabile solo in verticale e non in profondità. Ma la seduta sì, è comoda anche per chi mi sta a fianco ed è comoda anche per due adulti non altissimi dietro. Cominciamo a parlare del motore, che è un 1500 DCI da 110 cavalli diesel. Devo dire che i 240 Nm di coppia si sentono bene e aiutano molto, specialmente a metà del range di utilizzo, quindi fra i 2000 e i 3000 giri, è lì che la macchina riesce a dare il meglio. E pensavo davvero non potesse arrivare a questi livelli, ma ci si diverte anche un po' con questa Nissan Juke. In città non ha nessun problema per le ripartenze, insomma è sempre fulminea, sempre scattante. E poi per il motore sono state elaborate tre diverse configurazioni. Le possiamo attivare da questo piccolo pannello che gestisce anche i comandi del clima, quindi dovete giostrarvela. È un piccolo display che ci permette però le modalità Normal, Sport ed Eco. Adesso ovviamente per provarla siamo sulla Sport, dove potremo vedere anche i valori di accelerazione laterale, la forza G. Ovviamente però il display è piccolino, è qui in basso, si rischierebbe un incidente, soprattutto se stiamo cercando di stupire gli amici con una forza G da paura. Quindi non fatelo, ce l'avete ma non utilizzatelo, insomma, peccato infatti non ci sia un display che mostra le stesse informazioni qui sulla strumentazione, che è abbastanza spartana, però insomma ci dà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. La posizione di guida comunque offre un'ottima visibilità, abbiamo la sensazione di dominare la strada, vediamo tutto molto bene, questo fa piacere ed è quello che ci si aspetta da un SUV crossover. Beh, il motore abbiamo detto, quindi è scattante, è agile e non si fa mancare qualche sorpasso.
Quello che invece non vi ho detto ancora, rimediamo subito, è ciò che trovo alla guida. Allora, diciamo intanto che l'auto è più rigida di quanto mi aspettassi, quindi questo va bene quando andiamo a girare sul misto, che la giucca affronta senza troppi pensieri. Mi piace moltissimo la frenata, bisogna un momento abituarsi perché il pedale è sensibilissimo, come direbbero gli amici miei. Entra subito in azione, ha una frenata strepitosa quest'auto, pesa più di 1200 kg, ma questo non le permette, le permette di fermarsi comunque in un fazzoletto. Frenata davvero a punto, quindi frizione abbastanza leggera per essere utilizzata sia in città che ovviamente sul misto, senza troppo lavorare, e uno sterzo che risponde bene ai comandi, permette di non entrare troppo in sottosterzo quando andiamo in curva, e insomma la dinamica di guida è buona davvero. Anche il pedale del gas, come quello del freno, non ha una corsa lunghissima, quindi un po' la sensazione di quella di guidare un go-kart, no? Che spingi, non hai molta modulabilità, però insomma perfetto così. Molto buona la leva del cambio perché gli innesti sono rapidi e la corsa è corta. Il volante, se fosse regolabile anche in profondità, probabilmente si potrebbe settare un pochettino meglio per quanto riguarda il feeling, però insomma risponde bene alle nostre sensazioni e alle nostre richieste. Anche infotainment funziona bene, insomma il classico infotainment marchiato Nissan, quindi un buon navigatore, c'è tutto ed è tutto nella norma. Andiamo con le tre cose migliori di questa macchina. Beh, intanto il motore sicuramente, perché questo 1500 DCI di derivazione Renault è capace di spingere forte, di consumare poco e di essere molto elastico, quindi davvero una carta jolly per questa vettura. Io la sceglierei con questo motore, ho provato anche il benzina ma questo mi sembra più adeguato. Altra cosa che mi è piaciuta, beh, la posizione di guida e la conseguente dinamica, diciamo, perché quest'auto si guida bene, è comoda, starci sopra non ha fatica, e questo assolutamente è da prendere in considerazione. Terzo punto a favore della Nissan Juke è il fatto che si tratta comunque di una vettura corta, agile e che quindi in città non impensierisce, vi lascia davvero guidare con calma, parcheggi non sono difficili da trovare, anche se magari esternamente l'auto sembrerebbe più grande di quello che è. Quindi quando sembra più grande va sempre bene, no? Piccoli difetti di quest'auto vanno riscontrati nelle finiture non sempre eccellenti e magari nella capacità di carico non grandissima, o magari l'abitabilità posteriore dei passeggeri. Diciamo insomma che per essere un crossover ci si potrebbe aspettare qualcosa di più, però se state in città, se utilizzate quest'auto magari come seconda auto per fare la spesa, per portare i bambini a scuola, per parcheggiare sul marciapiede, no, scherzo, però insomma come seconda auto secondo me la Nissan Juke è un'ottima scelta, anche perché i prezzi partono da circa 16.000 euro, un prezzo competitivo assolutamente sul mercato, con in linea con gli altri competitor, e questo va bene. C'è anche la versione a trazione integrale, però è disponibile solamente per il 190 cavalli a benzina, che è un po' più impegnativo sia per quanto concerne i consumi che ovviamente per il prezzo d'acquisto, perché è top di gamma. Come la sceglierei quest'auto? Così come me l'hanno data, quindi col cambio manuale che funziona davvero bene, e un 1500 diesel a gasolio, insomma, che consuma poco ed è davvero elastico nella guida. Abbiamo infatti rilevato, anche secondo il computer di bordo, 5,2 litri per 100 km, quasi 20 km con un litro di carburante. Ragazzi, non è poco, anche perché non abbiamo lesinato sull'autostrada o sulle superstrade veloci, come potete vedere, insomma, andiamo per andare. Visibilità posteriore non è esattamente il massimo, però abbiamo sicuramente incontrato di peggio, e soprattutto abbiamo sia la telecamera posteriore che quella a volo d'uccello a 360, che è davvero comoda soprattutto quando andiamo a fare i parcheggi a S. Bene bene, io direi che il video finisce qui, ovviamente mi sarò scordato qualcosa, quindi voi chiedetemi nei commenti domande, risposte, suggerimenti, qualsiasi cosa. Vi aspetto per il prossimo video, mettete un like e ciao!